Dopo l'esperienza del regno, si è capito che la moneta complementare aveva un fatto importante, cioè che l'accettazione da parte delle persone. Cioè non bastava costruire il pezzo di carta, dire io che ho autorità lo metto in circolazione e dopodiché ne seguo la circolazione e cerco di capire bene o male come sta andando. Ma ci vuole un meccanismo di accettazione, un meccanismo che non passa più per il concetto di moneta buona e cattiva, per cui rendo questa moneta così cattiva che alla fine la gente se ne vuole disfare perché scade, o per altri meccanismi che sono stati messi anche a punto. Ma devo trovare quella quadra per cui le persone l'accettano perché capiscono pienamente quello strumento monetario. E l'unica quadra è farlo con loro, fare in modo che questa moneta sorga da gruppi sociali precisi per i propri scopi, in modo che venga impiegata esattamente per le funzioni per le quali è stata progettata e non per altro. Ok? L'occhio mezz'asta che vedo è la mancanza di zuccheri sotto cena, tutto a posto, la noia del gelatorno, tutto a posto? Mi seguite? Concentrazione. Consapevolezza. Ma molto volte interessante sapere che uno c'è i soldi per un bene. Perfetto. Quindi, progettare socialmente la moneta. Nel 2007, quattro ragazzi di Napoli danno origine allo SHEC, che tutti conoscete. La cosa bella di questi quattro ragazzi è che non erano economisti, non erano studiosi, non era gente che aveva fatto chissà quali studi. È partito da un semplice concetto. Hanno detto, di cosa ha bisogno Napoli, la gente che vedo intorno, non l'Italia, la gente che vedo intorno, i miei amici, quelli che non lavorano, hanno bisogno di moneta. Allora, questa moneta la costruiamo noi. Qual è il problema? Farla accettare. Allora costruiamo un clima di fiducia in cui la gente può accettare questa moneta. Partono e nasce lo SHEC. Lo SHEC è decisamente l'esperimento monetario italiano che si replica con maggiore facilità. Qualunque gruppo oggi voglia fare una moneta locale, il primo passaggio che fa dice voglio fare una moneta locale, il secondo è c'è lo SHEC e gli mettono in mano lo SHEC, perché se non vuole fare nessuno sforzo di progettazione è la cosa più semplice. In questo momento io cerco di tenere una statistica, abbiamo 65 esperimenti monetari in Italia, buona parte sono SHEC o del mondo attribuibile al sistema SHEC, ok? Riconducibile a quel sistema. Progettare socialmente però prevede anche dei fatti importanti. Quando progettiamo socialmente vuol dire che dobbiamo convincere queste persone ad attribuire una soglia di valore importante al pezzo di carta. E lì che qui ritorno agli esperimenti collegati alla psicologia di massa. Io ho visto diversi esperimenti, fatti anche per gioco. Finché ci giochiamo l'1, 2, 3, 5, 10 euro, chi ha problemi a fare una cosa di su, no? Ci vediamo in un tavolo, mettiamo una posta al massimo di 5 euro, ci divertiamo pure a giocare con la moneta. Quando arriviamo a delle soglie critiche in cui il valore monetario che mettiamo in pista diventa rilevante per le nostre vite, secondo voi la gente che cosa fa? Prende il pezzo di carta colorato o quell'altro pezzo di carta colorato che si chiama euro? Lui cosa fa? Prende euro, no? Ma perché? Perché si conosce, ma è anche socialmente accettato, alla moneyness. Mi vedo tutte quelle belle filigrane, vedo quella cosa là, qualunque moneta con una bella filigrana, che però è strana, no? E anche se l'ho fatta io, farlo capire agli altri diventa difficile. C'è un aspetto importante dell'approccio finanziario, che il denaro, in qualche misura, io lo definisco così, sterilizza i rapporti. Faccio un esempio della mia esperienza. Io sono stato lo sviluppatore della marca etica in Piemonte, fra il 99 e il 2001. L'obiettivo era quello di fare l'ufficio di Torino e raccogliere dei soldi per fare questo ufficio di Torino. Un gruppo di persone su cui io contavo per fare sviluppo era tutta la mia rete di amici, no? C'è questa cosa nuova che nasce, c'è la finanza etica, un fatto relativamente nuovo all'epoca, cavolo, i miei amici reagiranno in qualche modo, no? E invece la reazione è stata nulla, perché meglio non mettere in mezzo l'amicizia con il denaro, mi dicevano tutti, ve lo facevano capire, no? Questa cosa, io non frequento una massa di gente strana, è una reazione talmente diffusa che chiunque abbia fatto per un po' il promotore finanziario sa che non deve chiedere soldi né in famiglia né fuori. Perché? Perché qualunque cosa succeda, questa distanza mette al sicuro i rapporti.
Da questo ragionamento si apre l'altro ragionamento. Allora cosa vuol dire? Quando io vado da uno che non conosco mi fido di più? No, non è che mi fido di più. Posso fargli di più. Posso costruire quel rapporto sterile da pistolino che l'economia mi chiede. Capite? Se voi guardate attentamente la dinamica umana antropologica all'interno di uno scambio normale, quando andiamo a comprare una cosa, quando andiamo in un bar, quando firmiamo un contratto, c'è un elemento di estraneità fra le persone che permette la chiusura del contratto. Se ci fosse invece un'affinità, quel contratto non lo chiuderemmo e cadremmo in una dinamica sociale. Ok? Un gruppo di artisti belgi un giorno fece una finta finanziaria per dimostrare il concetto della finanza etica. Una finta finanziaria aperta in centro, proprio a Bruxelles. Arrivavano le persone, entravano, vedevano questi prodotti con dei tassi di interesse assurdi. E loro cominciavano, allora questo prodotto si basa su questi altri fattori finanziari, uno sono le miniere in Angola, quest'altro dove lavorano i bambini, le donne si prostituiscono, dobbiamo schiavizzare, intanto qualcuno capisce per fare questi rendimenti bisogna... La gente comincia a dire, mi prego Dio, no? Poi questo era l'attore era serio, no? Per cui dobbiamo per forza sfruttare delle masse, poi i soldi non li diamo, li prendiamo direttamente noi, facciamo, no? In qualunque modo poi cerchiamo di strapparli questi soldi perché loro non devono capire che fanno valore per noi, no? Tutto così. Immaginate il pubblico, la gente comincia a fare così, fa, ma è uno scherzo, neanche di camera, no, è un prodotto finanziario perché. Ma scusi, ma mica si possono dire queste cose. E l'autore diceva, io le dico, ma gli altri le fanno, e voi i prodotti li comprate, e quindi che facciamo? No? Però la dinamica che ha aperto la finanza etica è ancora più interessante. Perché la finanza etica da una parte diceva cosa non voleva, ma non diceva cosa voleva però. Dire che non vogliamo prostituzione, droga, se il lavoro minorile, è facile, chiunque lo direbbe. Quando voglio dire invece che cosa voglio fare con quei soldi, da una ricerca fatta nell'anno 2002 all'interno della rivista Valori, venne fuori i fumetti della Marvel, ok? Cioè, cercando quell'attività economicamente finanziaria, con un ritorno possibile per il sistema finanziario, uno erano i fumetti. Chiaro, noi pensavamo a chissà che roba, a cambiare il mondo, la fame del mondo. C'è il meccanismo di ritorno che non ritorna. Ed è lì che interviene la moneta complementare, che invece può chiudere il circuito. Okay? La moneta normale, quindi, gira su un circuito chiuso. La moneta complementare viaggia sul circuito per forza aperto, non chiude il pagamento, tocca dei gruppi sociali, a un certo punto non può veramente ritornare indietro, perché non c'è una banca centrale che la emette, a meno di non costruire un sistema di riferimento che però sarebbe troppo pesante in questa fase da costruire, per cui rimane aperto. Questa dinamica però genera un fatto fondamentale, che per essere socialmente accettata, per essere veramente circolante, arrivare ai gruppi di persone, alle dimensioni che noi vorremmo, necessariamente non può sterilizzare i rapporti. Cioè, con la moneta normale io posso dare un perfetto sconosciuto e comprare qualunque tipo di servizio, droga, crack, armi, prostituzione, lavoro, posso fare quello che vuole. Perché? Non sa chi sono io. No? Sa che ho quel valore in mano, lui lo vuole, glielo do, abbiamo fatto. Abbiamo risolto uno scambio in pochissimo tempo. La stessa cosa non la posso fare con gli sheik, con il PMX, non posso andare a comprare armi in PMX, capite? Sarebbe bello l'esperimento, andare con lo sheik a fare qualche esperimento strano, sarebbe carino vedere cosa succede. Però quello che voglio dire è che rimane aperto perché l'identità della persona, il portatore, smette di essere il portatore in senso tecnico, smette di essere il proprietario temporaneo, è uno che ha acquisito un valore perché ha creduto in una cosa, sta partecipando a una dimensione sociale. Questo concetto, io dal mio basso, l'ho chiamato sociability.